oggi mi ha trovato. Oggi sono qua con Giovanni Luglio. Ciao carissimo. Ciao, di cosa dobbiamo parlare, Giovanni? Candelieri? Candelieri, io parlerei più di gremi. Di gremi, esatto. Che non c'è gremio, non c'è candeliere senza gremio. Okay. Questo è un principio. Iniziamo, perché i gremi sono nati prima dei candelieri? Assolutamente sì. Ok. Assolutamente sì. Raccontami un po' come funziona, perché i candelieri, se lo guarderà magari qualcuno che non è di Sassari, la festa dei candelieri, certo, è quella del 14 agosto di notte, è la festa più grande, più importante. La festa dei candelieri, no? Sì, è il vertice di tutta l'attività che facciamo. Perché risalta di più? Perché dà più a Lucca, più colori, più festa, più cionfra, classica del Sassarese, più attività, un periodo particolare che è l'estate e ti porta a vivere intensamente quella giornata. Per i gremianti non è così, per i gremianti i candelieri sono 365 giorni all'anno, con il vertice per noi è la festa patronale, nel mio caso dal gremio Le Ortolani. Ortolani cos'è? 8 settembre? L'8 settembre abbiamo la festa piccola, ma avevi azzeccato. Vedi? Perché? Perché io un po' mi sono informato. Perché l'8 settembre noi festeggiavamo la nostra festa maggiore, poi dopo che è morto un nostro ghiere nel 1700, metà del 1700. E tu di piccolo? Sì, piccolo non lo sono mai stato. Ma una domanda al volo, nel candeliere sopra ci sono tutte le bandierine di tutti i lubrini. Esatto. E ci sono anche quelle del 1700, no? No, allora, quelle del 1700 no, noi però abbiamo bandierine del 1850, 1890. Sai, prima non c'era la cultura di conservare, di preservare. Sì, sì, sì. Prima si spogliava il candeliere il 22, no, tutto dentro all'orto, ben conservato, e lì passavano i sorghi a cantare. però non c'era questa cultura. Oggi abbiamo una cultura molto intensa di queste cose, giustamente, perché dobbiamo preservare dal 2013 patrimonio UNESCO. D'altronde, sì, patrimonio UNESCO, d'altronde noi abbiamo un testimone. Abbiamo un testimone che è quello che è la bandiera, il vestito della Madonna, il candeliere, eccetera. Questo testimone non dobbiamo altro che portarlo avanti e poi darlo ai nostri ragazzi, che poi devono portarlo avanti a loro volta e darlo ai loro ragazzi. Questa è la terafila che bisogna fare, in maniera molto sinergica e soprattutto in maniera molto costruttiva e responsabile del ruolo che si ha. Ma è una tradizione familiare oppure qualcuno può entrare nel gremio? Perché prima, cioè, dovevi essere ortolano, cioè dovevi fare quel mestiere, perché sono corporazioni fondamentalmente, no? Sì. Dentro, perché tu facevi quel mestiere lì e quindi automaticamente facevi. Adesso come funziona? Guarda, io e mio padre siamo entrati, prima io, poi mio padre, siamo entrati perché? Perché i miei nonni avevano dei possedimenti, dei orti. Ah. E quindi lavoravano il tabacco, perché esiste nel mondo degli ortolani l'orto di verde, che è quello che conosce delle zucchine, delle melanzane, delle verdure in genere, e l'orto di secco, che è quello del tabacco. Noi eravamo grandi produttori di tabacco. La zona dove producevamo il tabacco era Calamascio, oggi San Paolo, dove c'è vicinanza di terra. E noi facevamo lì il tabacco, le foglie di tabacco poi venivano portate al cambo, che era dove si veniva conservato il tabacco, si contavano le foglie allora con i finanzieri e dopodiché si portava all'incanghiglio, che erano i tabacchini, e lì si vendeva il tabacco. Un ruolo importantissimo, poi dopo la guerra tutto portato via, ed era una grande economia per la città di Sassari, come tutti gli orti. Per Daniela era veramente la nostra banca, la banca della città, il nostro prodotto interno lordo, che poi è andato a dissipare con la cementificazione. Quindi già fino a tempi di tuoi nonni, mi stavi dicendo. Sì, miei nonni, praticamente l'ultimo, che era mio nonno Giovanni, è rimasto nel mutuo soccorso. Noi avevamo un'associazione parallela al gremio, c'erano quelli che frequentavano il gremio, quindi si vestivano
conosci con la repiglia, sì, insomma, sì, con tutti i vestiti che abbiamo. E poi non c'era quello che era un gruppo che sostentava e sosteneva la corporazione. Quindi ed era molto simpatico. Se andavamo a un raccolto, magari si aiutava. Sì, è bravo, bravo. Per esempio, noi avevamo anche, come le confraternite d'altronde, la possibilità di aiutarci uno con l'altro per quanto riguarda le onoranze funebri. Nel caso in cui andava in disgrazia, c'era il sostentamento del socio che apparteneva. Insomma, si assomiglia un po' alle corporazioni fiorentine. Sì, sì, come ragionamento. Sì, sì, sì. Le influenze che abbiamo avuto pisane. Sono state molto, molto importanti per noi. Infatti i ceri vengono anche dalle attività che facciamo in Pisa. Stavo leggendo proprio oggi che probabilmente, non so se è vero, ma che all'inizio fossero veramente ceri di cera. Sì, esatto. Però costavano troppo e allora... Guarda, infatti... ti posso raccontare un aneddoto. Noi nei nostri statuti, che risalgono il più vecchio è del 1600, ma noi nasciamo nel colle di Valverde, quindi l'odierno San Francesco, intorno al 1300-1400. In un vecchio statuto, insomma, le pene che si davano ai soci che erano all'interno del gremio erano in cera, perché la cera allora era il materiale più prezioso che c'è. Tu immaginati che non c'era la luce, quindi tutto si pagava in cera. I primissimi candelieri, quindi le prime faraldi costavano una montagna di soldi, perché con fare questi grandi ceri. Guarda, non era un problema per i gremi, non era un problema i soldi. Tu ricordati che noi stiamo parlando di corporazioni che erano le più ricche in assoluto nella regione Sardegna, quindi avevano tanti possedimenti, avevano grossi introiti, perché comunque la verdura e la frutta non ci mancava. Noi, ma come noi c'erano i fabbri come noi, che non avevano il candeliere, ma erano uno dei gremi più ricchi allora, molti gremi, come i macellai, come i muratori, come i sapi. Sì, stavo leggendo che quello dei pastori che gli avevano dato il vecchio. Sì, sì. Allora, molti sono scomparsi. Noi infatti abbiamo fatto. Ma forse i misteri anche che magari non esistono. No, non dico allora, ma no. Sono scomparsi perché per quel discorso che ti dicevo prima, no? Del testimone. Il passaggio che è fondamentale. Cioè, il gremio non è bravo nel avere soldi, è bravo nel tramandare la tradizione, sì. Se no non esiste. Noi abbiamo fatto proprio per questo nel 2010-2014, mi sa, adesso non mi ricordo bene, insieme a professor Bozzo Alessandro, un bellissimo convegno dove parlavamo del gremio degli ortolani e i gremi estinti. Ho visto la locandina, era il 2012. 12, bravo. Era un po' la testa. Non... A 50 anni è stata perduta. E quindi parlavamo proprio di questo, cioè del fatto che comunque negli anni, nei secoli, noi abbiamo avuto tanti rapporti con tantissimi gremi, non Gesù, i pittori. I pittori fanno il gremio di San Luca, come il patrono San Luca. I conciai, i calzettai, i mercanti, i pastori che dicevi poc'anzi tu, i pastori, sì, i pastori li ho collegati a voi perché da qualche parte ho letto che hanno, allora, hanno ceduto un candeliere, sì, hanno ceduto il candeliere ai contadini. Ah, ai contadini, quindi sì, agli agricoltori. Okay. I contadini che dopo che si sono scissi dai massai. Ma perché, scusa, io parlo proprio da contadini e agricoltori. Nella mia testa li vedo più o meno la stessa cosa. Cioè il contadino. No, ti spiego perché. Cosa distingueva? Rizzappatori. Ok. Eri massai. Allora, fa parte del unico gremio che erano i massai. Okay. Poi hanno deciso di fare nel 1803, adesso se mi ricordo bene, avevano deciso di fare il gremio degli agricoltori e contadini, e da lì col patrono San Giovanni della Nebbia si sono scissi. Così come
I muratori avevano sotto le loro maestranze i picapietre e i falegnami. No, tipo portatori? No, no, quelli che proprio lavoravano la pietra. Noi avevamo degli ottimi e grandi scalpelli che lavoravano la pietra. Guarda, se tu vai... Nella casetta che ci sono quei matti... Senza andare molto lontano. Tu vai, se ti vuoi fare una ripresa, scendendo al corso, vai, giri la faccia sulla sinistra, c'è un piccolo tabacchino, lì vedi un portico, sì, 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 sì. E lì vedi le decorazioni fatte dai nostri, nello stesso, ultimi scalpelli. Così come i falegnami, con Clemente abbiamo delle strutture bellissime di falegnami, e da lì loro sono scisi, hanno fatto il loro candeliere, hanno fatto il loro grigio, okay. E oggi è la festa del 26 di luglio, di festa piccola dei picapietre, Sant'Anna. Sì, è Sant'Anna. Questo lo so perché mia figlia si chiama Anna, non so più di Sant'Anna. E quindi insomma, di aneddoti, di storie ce ne sono miliardi. È un mondo talmente variegato, quello dei grigni, talmente affascinante, che saremo nuti a parlare. 500 anni, no, 500 anni di fare la bravo, però loro nascono da noi. Noi stiamo parlando di gremi. I gremi nascono. Allora, le prime corporazioni che sono nate, corporazioni, io parlo religiose, sono le confraternite. Okay. A seguire i gremi. Proprio a seguire. I gremi vengono da con i pisani. Sì, genovesi, pisani, tutte queste influenze, aragonesi, tutte queste cose. Perché loro hanno sempre grandi macchine, sì. Infatti c'è questo tre d'unione che abbiamo con gli amici toscani. Ma ti posso dire che comunque i gremi nascono anche, hanno una duplice fase, quella amministrativa, quindi della vita quotidiana, okay. E possono essere oggi paragonabili ai sindacati. E quella... Sono attrattivi da un punto di vista di... Assolutamente sì. Allora, più di oggi, noi abbiamo purtroppo due soli che fanno attività di produzione. Il mestiere si è un po' perso, perché comunque, a parte che i costi di gestione di un orto sono elevati. Se io lo faccio per passione, io ho il piccolo orto urbano, lo faccio per passione, ma se dovessi investire veramente, così stanno diventando alle stelle. Vale la pena, sai, c'è tanta fatica. Cioè, ne vale la pena solo tanto... perché quello che raccogli è biologico, come si dice adesso, sì, per la tua famiglia, certo, però. Certo. Diventa un pesantuccio. Perché sono di tutto quello che necessita per avere una buona cultura, perché da niente non nasce niente. Hai bisogno di accompagnare la piantina, un po' come quello che facciamo noi con i nostri ragazzi, che li accompagniamo nel percorso che fanno. Quindi fate diverse attività, cioè c'entrate anche con i cammini piccoli, i cammini medi? Non abbiamo rapporti con i candelieri medi, anche perché diciamo che i candelieri medi non sono proprio una costola nostra. Okay. Nascevano negli anni 80. Che... Esatto, nascevano negli anni 80, che credeva di poter partecipare alla discesa, partecipavano in 14. Ma partecipavano all'inizio in mezzo alla candeliera? No, facevano la pipista, dai. Ah, ok. Però arrivavano a Corso Vico e si fermavano. Ok. Poi hanno preso piede, sono diventati sempre. Ne abbiamo 25. Collaterale al grigio, dai. Poi al grigio, scusami, i piccolini sono stati adottati dall'interregno. Perché quindi... hanno forse un po' più senso. Se sì, hanno il loro perché, dai. Certo. Perché comunque istruiscono i ragazzi a fare le danze, insomma. Ma come si fa a entrare? Vabbè, per entrare in un gremio devi essere figlio di un gremiante, no? Come dicevo un po' canzi, perché mi hai fatto lo stesso la domanda poco fa. Dicevo. Sì, perché voglio capire. È un passaggio importante. Io ti avevo detto che mio nonno era proprietario.
Ed, però era il passaggio tra il moderno tra il moderno, la voce fuori campo, tra il moderno e il passaggio, diciamo, antico, dove prima dovevi avere l'orto di tua proprietà e dovevi avere i tuoi collaboratori. Prima era... eri tu, il lavoratore di terra, eri tu ed entravi a far parte o della corporazione del gremiale o del mutuo soccorso. Ok. Oggi non è così, perché comunque, come dicevamo, non abbiamo più, quindi i simpatizzanti fanno un piccolo tirocinio. Devono fare un percorso, esatto, di 1-2 anni, capire se gli piace veramente, perché comunque, detto fra noi, è molto sacrificio. Portato dei candelieri, invece? Portato dei candelieri, no, allora noi, il gremio si riunisce e decide di fare un capo candeliere, che di solito è una norma del gremio, mai del gremio, è una norma non scritta, è il più anziano di stanga, la stanga è quella che sorella, quindi il più anziano di stanga fa il capo candeliere, di solito è così, e si sceglie la squadra. Qui si sceglie la squadra, il gremio non ne vuole sapere niente di chi sceglie, nel caso in cui ci siano dei sidi, non scende bene il candeliere, insomma tutte le cose. Chi paga è lui, e me non è detto, e non è detto che la squadra rimanga, perché chi verrà dietro di lui dovrà scegliersi la squadra, può prendere e attingere anche da quelli che ha, però è sempre a suo rischio e pericolo. Noi, io parlo come gremio di ortolani, ho sempre deciso di non entrare in merito, perché poi... E gli altri non sai se fanno così, ma sarà più o meno uguale. No, non lo so. Non lo sa. No. Ma penso che comunque... sia un uso e costume di tutti qua. Sì, perché comunque ricordati una cosa, che ogni gremio ha la sua gestione delle cose. Sì, ma anche nella farata è diversa, tipo i mulattoni che fanno in portavozza di quel che... Io non l'ho mai vista la farata. No, tu no, non lo immagino. Non l'ho mai vista la farata. Non ho mai visto un candeliere di altri. Mai. Te lo dico io. I mulattoni, ad esempio, si fermano i portavozzi, esatto. Lì, se non mi ricordo male, da lì è uscito l'ultimo che poi era morto di peste, quindi loro devono chiudere la porta, sì, simbolicamente, e poi ognuno ha le sue cose, poi forse anche il massaio, qualcun altro che vanno da un'altra parte e poi ritornano. I muratori che vanno al saltello, sono tutte delle particolarità che rendono ancora più affascinante la discesa e i gremi, come abbiamo i colori. La sua storia, quindi sì, esatto. Il gremio ha una, ogni gremio ha una sua autonomia, mentre il gremio non fa altro che coordinare le autonomie dei gremi, e quindi ogni gremio ha la sua specificità, un po' come le contrade, no? Sì, le contrade a Siena, uguale, noi, ognuno di noi ha una sua specificità. Ma questa è una città dei gremi nuovi, che ho visto qualche anno fa, c'è stata un po' di polemica, cioè come funziona, come può presentarsi se rimane scomodo? Ah, vabbè, assolutamente non sono scomodo. Vabbè. No, nel senso, il gremio di ortolani è sempre stato molto conservatore in tal senso. Siete antichissimi, quindi... Sì, ma... Infatti stavo leggendo, no, dei nomi dei gremi, in base alla faranda, no? C'era scritto, in base allo statuto, scendono da sempre, Sì, allora. C'era uno che scende dal tipo 2022, l'anno scorso, forse di autoferrotramvieri, sì. Sì, no, vabbè, c'è stato un percorso fatto dall'intergremio che ha voluto... Ha presentato domanda... Sì, no, certamente c'è stata una commissione paritetica dove c'era il presidente dell'intergremio, la curia vescovile e la commissione del comune di Sassari. Hanno valutato gli statuti e quello che ne concerne la vita gremiale, il loro percorso sia istituzionale che religioso. Sì, infatti quello che voglio dire, sia istituzionale che religioso, e hanno visto che avevano tutti i crismi per poter scegliere. E l'hanno fatto. Questo non mi spaventa, nel senso che comunque non mi spaventa, perché comunque nella vita della discesa dei candelieri
c'è stato un susseguirsi di candelieri e vietti nuovi, i mercanti, i conciai, i pastori. E poi ma quelli rinunciavano poi perché non ce la facevano a mangiare insieme. I mercanti, ad esempio, hanno fatto un po' di discese e poi si sono bloccati. I pastori, per il discorso della transumanza del bestiame, okay, e quindi non potevano essere. I conciai con San Salvatore sono stati quelli più longevi. Magari anche col progresso, molte credenze religiose si perdono. Come dicevi tu, se non c'è qualcuno che alimenta quel fuoco della passione, sì. Ma tu? Poi alla fine al giovane, ne stavamo parlando poco fa prima di iniziare a registrare, il giovane si mette le cuffie, certo, si ascolta la musica e se ne va. No, ma ti posso dire che questo percorso abbiamo vissuto molto 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 bene negli anni 70, 70, 80, io ero piccolino, portato su, diciamo. 78, sì, 79, io sono 79 sono uscito, ero proprio piccolo, ero un bambino, e non c'era stato il ricambio generazionale. Quindi, per esempio, nel nostro gremio mi trovavo io, bambino, con signori di 60-70 anni. Perché chi c'era prima non si è preso la briga? No, poi è entrato mio padre. Negli anni 80 c'è stato un percorso di ringiovanimento dei gremi, 90 ancora di più, 2000 la coscienza e la conoscenza di che cos'è un gremio e poi quello che c'è oggi. Certo, infatti se non fai quel discorso lì, ecco che muore, perché poi alla fine ragazzi è anche faticoso come discorso. Sì, beh, ma... cioè è bello ma faticoso. Guarda, per entrare nel gremio devi avere tanta passione e molta devozione, cioè no, non infatti è... ricordiamoci perché? Che appunto perché? C'è la religione di mezzo, perché la storia, a parte i gremi, ma la storia della discesa dei candelieri è sì, un po' la Madonna per, che ha salvato la città, la peste, sì, sì. Ma poi ci sono tanti aneddoti, noi abbiamo un excursus di festività tutto l'anno, oltre alle feste patronali di ogni gremio. Quindi, infatti ogni tanto mi vedo voi altri gremi in giro magari, sì, no? Perché, esatto, perché c'è lo scambio reciproco delle presenze che fai durante la processione del tuo santo patrono, del nostro santo patrono. E lì si è legato dallo statuto a partecipare, cioè no, come stai parlando? No, vabbè, io vabbè, così mi è personale, ho avuto una operazione al ginocchio sinistro, sono andato un paio di processioni, però il gremio si è presente perché comunque c'è un rapporto fraterno con gli altri, anche comunque ci possono nascere discussioni più o meno condivise, però l'apice, il discorso prioritario è quello religioso, contestualmente anche al percorso che dobbiamo fare insieme, istituzionale e religioso. Cioè, chi è membro praticamente ha questa sorta di appartenenza, no? Esatto. Ti senti, cioè io faccio parte di questo. Certo, lo senti più familiare, è una cosa familiare. Infatti io vivo altre vite sociali. Nel senso che sì, sei super impegnato. E quella del gremio, me la tengo più a casa. Sì, sì, perché sì, la sento... e la sentiamo tutti più familiare, quindi non dai esternazioni. Adesso ti faccio una domanda che magari è stupida, ma voi avete l'archivio, immagino di sì, sì, no, di tutto il regno, e ci sono foto tipo di 100 anni fa, cioè quando hai inventato la cultura? Sì, sì, ce l'abbiamo. O documentazioni, storie particolari? Sì. Guarda, si scrive, si fa un diario di ogni anno. Noi allora innanzitutto verbalizziamo tutto. Le riunioni, certo. Tutto si verbalizza nelle riunioni, perché comunque come in tutte le famiglie possono nascere delle discussioni verbali. E noi ce le abbiamo da quelle modernissime dagli anni 70. Quelli sono moderni. E quelli sono. Poi abbiamo altri trascorsi cose tramandate, l'archivio comunale, quando c'era Paolo Cao, il dottor Paolo Cao, ci aveva raccontato aneddoti del gremio, veramente da sbellicarsi dalle risate, per la compostezza e la fierezza del nostro gremio, che
Emilio Ordonez era sempre stato un grillo molto chiuso, ma altrettanto fiero di farlo, e in questa fierezza molte volte le teste erano calde. E quindi... Ah, addirittura difende, tra cose che magari adesso ci farebbero ridere. Esatto. E infatti abbiamo fatto una trasmissione che l'abbiamo riportata su TeleG e raccontavamo proprio queste cose. Esatto. Abbiamo una registrazione di proprietà del Gremio che lui raccontava tutte queste cose. Qua. E quello è un archivio, quello è archivio, insomma. Quello è un archivio di importanza storica, non so, per il Gremio, ma per tutta la città. Per tutti. Noi abbiamo purtroppo un problema, non di poco conto, abbiamo la necessità di una sede. Beh, una sede con la S maiuscola per ospitare i nostri. Però c'è stata una sede che adesso risulta. No, noi non abbiamo mai avuto una sede. No. Abbiamo avuto grossi possedimenti, però dopo con la venuta di Savoia, tutto quello che era di proprietà è stato requisito. L'unica proprietà che abbiamo è un pezzettino di terra post Santa Maria, dietro Santa Maria, che facevamo... Ma dove c'è tipo il tribunale di Molino? No, non dove, c'è il chiostro dall'altra parte. Ah! Perché lì facevamo... Noi siamo andati via da Cappuccini, abbiamo acquistato quel fazzoletto di terra per seppellire i nostri cari. Ma questo è lo dice... E si può fare ancora? Cioè, potete... No. Poi con l'editto di Napoleone esatto. È passato tutto sì. Alla... L'editto di Napoleone che diceva che bisognava seppellire fuori città i morti. Sì, poi Ugo Fosco, il sepolcro. ci dà l'insegnamento di questo. E noi per il diritto di sepoltura avevamo preso questo pezzettino di terra per seppellire. Non si cava. Sì, è sempre lì, insomma. Però... No. Poi la chiesa è stata rivoluzionata. Insomma, avevamo questi possedimenti. Poi non abbiamo... I nostri avevano pensato di festeggiare comunque le loro attività all'interno della casa dell'Obriere Maggiore o dell'Obriere di Candeliere, come sempre si fa, ancora oggi. Però le distanze ormai ci sono... Di Andrea, sì, ancora oggi è così. Ed è un grande orgoglio ospitare la Madonna e Candeliere a casa. Ma è anche molto dispendioso, nel senso che chi diventa un Obriere Maggiore, poi, a parte prima ci vive, a chi è un Obriere Maggiore per un anno. Cioè ognuno... Sì, è... no, vabbè, c'è una, la carica dura un anno, si gira. Okay. Sì. E quindi quell'anno, ad esempio, un anno sei tu, sì. Ok, e quindi tu devi organizzarti tutte le feste, tutte le cose, tutta la spesa di tua. Il gremio ti contribuisce. Per quello che con passione. Non ci vengo più. Per quello che dicevo, il gremio è passione. Sì, ci sono le spese. Poi il gremio ti aiuta a limare un po' le spese, ma non. Guarda, i contributi che ci danno, ho detto francamente, ci bastano solo per la carta che mettiamo nella corona del candeliere. Sì, perché comunque noi prendiamo circa 5.000 euro che ci danno a rendicontazione dei candelieri, ma di questi 5.000 euro sono 2.000 qualche cosa, 2.005 per la festa dei candelieri e 2.005 per tutte le feste patronali che facciamo. Quindi che vengono chiamate attività istituzionali del gremio. Poca roba rispetto a quello che noi vorremmo organizzare e fare. Insomma, bisogna avere un gettito un po' più impegnativo. Ma chi lo dà? Comune? Il comune? No, praticamente la regione finanzia i candelieri. Io pensavo che fossero di più, perché comunque c'è. Allora, la regione finanzia i candelieri. Ma cioè, patrimonio dell'UNESCO, cioè, ragazzi, di cosa sta parlando? Cioè lì. Devi dare anche prestigio alla città perché è la festa. Sì, vabbè, ti volevo spiegare che la regione dà un buon gettito. Ok. Per organizzare magari. Mi sembra che sia sulle 800.000 euro. Ma ogni gremio. No, ogni gremio darà questi 5.000 euro, ma poi il resto viene messo bande, candelieri medi, candelieri piccoli, tutta l'attività che si fa. A Corredo
dei candelieri e posso aggiungere oltre. Ma che inizia le prime agosto? I piccolini cosa sono? I 5 agosto. Sì, i piccoli sono le 5, poi. Quindi piccoli organizzati dentro il legno, più o meno. Sì, piccoli. Quindi sono i figli dei gremianti, quasi sempre. No, no, guarda, non è detto. Non è detto. Non è detto. Guarda, è simpatizzato. Ti dico, i miei figli, uno non è voluto sapere. No. Per adesso, il piccolo. Un po' come tutte le. Quando il mentre il grande. Mentre il grande è proprio all'interno dei legno, però quando eravamo piccoli li avevamo fatto prendere il candeliere, sono arrivati al safari, è tutto bello, e loro tutti e due mi hanno detto: babbo, ricordati che noi siamo gremianti, quindi non portiamo il candeliere. A chi li bisavo? Ma invece i portatori vengono pagati per quella fatica che fanno? Allora, un tempo noi pagavamo i portatori, poi con le restrizioni che ci sono state eccetera, facciamo una cena conviviale con tutti prima della discesa, poi li coinvolgiamo in tutto e per tutto, in quello che possiamo coinvolgere, perché ricordati che una cosa è il gregno, una cosa è il candeliere, sì, certo, seppure fa parte di noi, non è che sono all'interno del gregno, sì, sono persone che prestano un po' come il tamburino. Cioè, non è esatto. Non voglio esagerare, però tipo mi chiami a suonare in un circolo, io perché suono, ma non è che Maurizio fa parte del circolo, esatto. Quella sera Maurizio sta suonando infatti, nel circolo, infatti per quello lì c'è anche il discorso che non è detto che un portatore rimanga a vita nella, certo. Quindi ci sono tutte queste dinamiche. Fare il portatore credo che sia una cosa più pesante, io sguardo. No, ma c'è gente che è appassionatissima. Sì, appassionata, ma c'è una sofferenza dentro. È una sorta di pellegrinaggio che fai, cioè te la devi sentire. Ah, è molto bello da una parte. Io ho visto tanti amici che hanno portato il candeliere, compreso mio fratello. È un fratello che è stato portatore e capo candeliere. La loro passione è di un giorno. La nostra passione è di 365 giorni. Certo. Non voglio sminuire né l'una né l'altra, perché sono due cose che hanno pari valore. Però è pur vero che bisogna darci tutti una bella cosa, perché portarla avanti tutti insieme è sempre positivo. E con l'intervento fate tipo feste con vari rappresentanti degli altri gremi, cioè vi incontrate, fate riunioni? Sì, con l'intergremio. No, con l'intergremio, la questione dell'intergremio succede così che ogni 3 anni c'è l'elezione del nuovo direttivo. Quindi si riconfermano o si bruciano le varie carte. Il direttivo fa parte, ovviamente, del direttivo fanno parte persone di diversi gremi. Ci sono due rappresentanti di ogni gremio. E di cui uno è l'anziano, e l'altro è l'assistente. Ho capito. Partecipano alle riunioni, trattano dei diversi discorsi, fra cui attività che si fanno collaterali. Per esempio, quest'anno io con la mia federazione, l'altra mia federazione, con Gramas, FENAC e Gramas, la mia federazione è la Federazione Nazionale Liberi Circoli, abbiamo organizzato il torneo Gramas, che è il torneo che riguarda l'UNESCO. Quindi abbiamo fatto una fase territoriale con i 6 gremi, dove hanno vinto i contadini, i secondi i viandanti, i terzi i sarti, i quarti i macellari. Poi ci sono stati gli ortolani e i falegnani. Hanno vinto i contadini e sono andati insieme ai viandanti, i sarti e macellari a fare le fasi nazionali, che si fanno a Sassari. Il 16 e 17 di settembre si dovrebbero fare. Si dovrebbero, perché stiamo ancora trovando la quadra. Però la macchina è andata molto avanti e lì ci sono stati rapporti fra i gremi. Quindi per dirti. Era necessario, diciamo, avere un intergremio. Sì, è necessario. Non è nato tantissimo, vero? Negli anni 70. Negli anni 70 con il presidente De Rosas. No, Manai. Prima Manai. Poi De Rosas, poi Toschi Pilo. E poi Spada, cioè, Spada padre, Spada figlio, e poi Fabio Madau, che sta
portando avanti benissimo le redini dell'intragremio, facendo anche protocolli di intesa interessanti, creando anche sinergie per quanto riguarda le sedi. Purtroppo, ripeto, noi, per noi ci stiamo ancora lavorando, però molti gremi l'hanno già ricevuta. È un bello step. Non è facile fare. Io mi sono candidato qualche volta, presidente, però è gravoso. Non ce l'ho fatta, però è, il possiamo di cui è molto gravoso. Molto gravoso. Ci sono molte attività all'interno dell'integrazione, molte. Facevamo anche i rapporti con la casa circondariale di Pancari. Infatti, cioè, Sebastiano, ti volevo chiedere il candeliere che fanno carcerati, diciamo, è riconosciuto in qualche modo dall'intergremio oppure è una cosa? Ma è riconosciuto? Tipo candeliere medio? No. Sono due aspetti diversi. È un aspetto sociale, diciamo. È un aspetto sociale. È anche rincarnare quello del Vangelo. E in carcere siete venuti a trovarci, certo. Quindi c'è anche l'aspetto religioso. Il candeliere di San Sebastiano è nato perché? Perché c'era la volontà da parte dell'intervento di creare un aspetto, come dicevamo, sociale, ma anche di unirci insieme nell'essere vicini a chi ha sbagliato. Certo. Quindi la carità cristiana. Io ti capisco perfettamente, sono 3 anni. Che ogni anno vado in periodo di Natale a suonare al carcere di Ma poi ti racconto una... sempre, adesso un'esperienza di... Ma poi ti racconto un aneddoto. Il candelieri prima partivano da via Roma, quindi ancora più su, no? Ah, ok. Dal Museo Sana. E quando... Ma che anni? Stiamo parlando anni 40. Sì. Ah. Sì, infatti ci sono delle foto... Sì, ci sono delle fotografie che ritraggono la discesa da via Roma. Devi considerare al netto di balli, gemellaggi, si arrivava molto prima, eh. Okay. Quindi tu devi considerare che c'erano i portatori che non la portavano. Non si arrivava già la notte. Ma no, molto prima. Il candeliere è una festa di vespa, deve essere ultimata il giorno. Sì, quindi perché è quella mezzanotte. Perché una festa di questo? Perché se no vai a interferire con quello che è la festa della Maria Assunta. Sì. Noi abbiamo fatto una festa di Vespro in onore alla Madonna. Quindi il passaggio è questo. E dimmi questa aneddoto, ci fa questa aneddoto. C'era il carcere di fronte e i carcerati per darsi la tempistica delle condanne che avevano. Dicevano in sassarese, e beh, hanno tutti in anni dato 4 varanti. No, che forte questa cosa! Ed era così, si davano, calcolavano. Contavano, ma che discese il candeliere. Effettivamente, per il sassarese, il candeliere è capodanno. Per certo, noi è, certo, sì. Ma anche per gli antichi, perché settembre, capodanno, è il rinnovamento della stagione. E invece dare la cosa di fare il candeliere a fare i bracieri, perché è il cambio di stagione. È il cambio di stagione. Vabbè, adesso dobbiamo prendere tutto un beneficio di inventario, perché non si casca. Sì, vabbè, caldo. Però allora c'era proprio questa cosa qua. Le stagioni erano più nette. Quindi sì, i candelieri in un certo qual modo determinano anche il tempo. Raccontavano del tempo che c'era, il tempo che passava. Poi insomma, per gli ortolani immagino che ci fosse, sì, beh, sì. Con la terra, con... Tutto legato. La tempistica era quella. Infatti il giorno dei candelieri si ultimavano gli ultimi raccolti, ecco, e si faceva il bilancio per poi presentarsi a capodanno a settembre, con i conti ben fatti e ripartire per la stagione. Quindi stagione anno. Se ci pensi, in effetti anche adesso, nei tempi moderni, a settembre riparte tutto. Sì, sì, esatto. In qualche modo è sempre capitato. Sì, no? C'è questa... Che ripartono tutte le attività, la scuola, certo. chi si può ancora permettere le vacanze, le certo. Volare, no? Cioè, se viene qua. Le vacanze le hanno platano. Allora, infatti.
poi niente, tutte queste questi aneddoti ci portano a vedere, a visitare quello che è un mondo particolare, che sono i grimi, tutta la nostra storia, che ripeto nasce nella notte dei tempi. Ma non è solo antichità, perché viene visto anche adesso. Sì, viene visto adesso. Noi speriamo sempre che non ci sia qualche stravolgimento, perché come dicevo, del testimone va fatto in tanto. Potrebbe esserci qualche stravolgimento, secondo te? Cioè che si perda? Sì, che si perda, che si facciano vestiti particolari che non sono consoni. In questo caso, guarda, l'intergrime sta diventando molto conservatore di questi aspetti. Anche perché oggi abbiamo anche un impegno importante, che è quello dell'UNESCO, e quindi rientrando in una tipologia di universo mondiale, nella tua specificità devi darti un tuo decoro, e un tuo decoro, quello ce l'abbiamo, un tuo diktat, sì, che deve essere quello. Non puoi dire oggi sono quello, domani sono quell'altro. Mi viene in mente di quando alcuni parlano della Chiesa, la vorrebbero ipermoderna, no? Ma tu non puoi chiedere alla Chiesa di essere ipermoderna, la Chiesa è la tradizione, è portata la tradizione, cioè non può domani uscire il prete a petto nudo, cioè cantegni, è normale, ci sono cosa fare quegli aspetti cioè, vanno veramente vissuti e tutelati, soprattutto là. Non puoi tu domani ti vesti a Lecchino per andare, no, anzi no, a Lecchino forse avrebbe anche senso perché fa parte di una tradizione, certo. Ma da per dire, no, per il pagliaccione, adesso da oggi il nostro premio è sì, no, ma cioè, per quello dobbiamo cercare di tutelare. Ripeto, torniamo sempre al discorso del testimone, va portato in maniera degna, come ci hanno detto i nostri, quelli che mi hanno dato e ci hanno dato il testimone, portato ai nostri ragazzi dicendo è così che vi dovete comportare, è così che dovete fare. Molte regole non sono scritte purtroppo perché vengono tramandate. E non si potrebbe scrivere. Noi stiamo da anni cercando di fare un'edizione di un libro sul grimmio ortolano, che ci ha lasciato in eredità il buon Tonino Fauli, purtroppo scomparso in questi anni. È sempre voglia e volontà nostra di cercarlo di metterlo insieme, no, è già fatto, già confezionato. Dobbiamo solo dare l'edizione. Come te sei per esempio di là, come tutte le cose. Ma quando mai non c'è uno che è interessato in abbiamo fatto domanda. Anche perché secondo me venderebbe anche un bel po', e quindi cioè, alla fine in qualche modo. Sì, se no, è che bisogna anticipare un po' di soldoni. Quindi ci vorrebbe magari un grosso finanziamento, come può essere la Fondazione Magri Sardegna. Qualche grande ente, certo, qualche grande ente che ti possa dire ecco questi sono i soldi, vai e fai il libro e comincia a fare delle copie, poi quello che entra è tutto a uso della cittadinanza. Noi volevamo fare anche un CD dove raccontavamo proprio le nostre cose che stiamo facendo oggi, le nostre storie, le nostre quello che abbiamo fatto con un regista, eccetera. No, avevamo anche la possibilità di coinvolgere un po' di persone, però insomma è sempre sul attira più carneriere. Sembra che tutto nasca l'uno e finisca il 15. Oh, io sono tutto quanto il carneriere. perché ho pensato adesso sto facendo questa cosa qua, parlando di passioni, questo mio programmino. Qual è la passione nella mia città? Che io vedo, no? Ma i candelini. Lo chiedo a Giovanni. Ma guarda che adesso stiamo entrando. Però in effetti adesso. È la punta dell'iceberg. È bravo, ma infatti è una cosa tua, perché io non è che ci ho pensato. Io sinceramente, a parte quando mi vede processione così, ho sempre pensato che tutto fosse finalizzato a quel giorno del 14, no? No. Invece non è così. Invece non è così. Non è così. Quella è un'espressione di quel voto particolare. Per noi ortolani la festa più importante, ti dicevo che era prima l'8 settembre, poi è morto questo operaio Antonio Soro nel 1700 e abbiamo trasferito la festa grande alla festa piccola, il 25 di la prima domenica in Albis. 8 settembre,
No, l'aria la piccola. La piccola, che poi abbiamo trascritto, la piccola alla grande, e la grande alla piccola. Quindi la domenica in Abis, la domenica dopo Pasqua, noi festeggiamo la solenne Madonna di Valverde, che adesso momentaneamente siamo trasferiti a Cappuccini, nella nostra prima chiesa, perché Santa Maria è in fase di restauro. Però noi, tutta la nostra attività parte da lì, non è che parte dai candelieri. Certo, certo. Poi da lì ci abbiamo la festa piccola, che è l'8 di settembre, che è la seconda festa nostra, per importanza. Poi abbiamo Corpus Domini, che è la nostra festa importantissima, del Santissimo Cristo. Poi abbiamo il voto, poi abbiamo la sonda, e poi ci abbiamo i candelieri. Ma ogni festa c'è qualcosa di diverso? Nel senso, a parte... c'è qualche rito particolare, come esprimo meglio? Sì, vabbè, tu te ne accorgi, nel nostro caso, che è una festa particolare da come si vestono gli anziani. Se è una festa importantissima, noi usiamo la ripiglia, quindi quella col fuoco verde, sì, con col tramezzo. Sì, che sembra ancora una toga da sacerdote. Uno scapolare, bravo, bravo. E quello lì lo utilizziamo per le feste di massima importanza, anche quello... qualcosa del genere, molto bello. Quella lì è la ripiglia. Poi nelle feste, diciamo, non meno importanti, ma che non necessitano il grande sfarzo, utilizziamo la bottoniera, che è una giacca con un panciotto, quella nera, sì, con i bottoni in filigrana e il rubrico. Che si fa questi vestiti? Per non dire che avete un salto di fiducia, cioè, vabbè, tu sei il tuo. Sì, no, vabbè, noi abbiamo il nostro salto che confeziona questi. Se le trovano sempre di meno, ti penso di sì. Ma come funziona? Anche lì, scusate, si tramanderà la tradizione. Allora, un salto che sia salto, che sa fare le cose, lo guarda il vestito e sa bene o male. Lo rifà uguale. Non è facile, perché il vestito della ripiglia non è facile. È una casacca che è molto impegnativa, perché la ripiglia sembra molto sfarzoso, sembra quasi aragonese o spagnoleggiante. No, la ripiglia nasce, è una casacca piemontese. Me l'immaginavo, pure il fidente. E poi è pure molto barocca nella sua storia. Secondo me è evidente che i remi discendano in qualche modo da quella zona là. Ma ti dico, i trascorsi. Piemonte Fiorentini, Piemonte. Allora, purtroppo tu devi far conto al fatto delle invasioni che abbiamo avuto. E quindi qualche cosa ci hanno lasciato. Ah, beh, sì. D'altronde è tutto un percorso. Abbiamo detto che gli spagnoli hanno cercato di un po' di eliminare la cosa stavo leggendo che c'entravano un passaggio fra la cera, sì, e il fusto e il legno, che c'entravano gli spagnoli che erano qua azzeccati e non, sì, volevano pagare tutta questa cera. Infatti è. Quindi, cioè, hanno fatto passare. Ognuno, diciamo che alla fine forse il candeliere. Sempre il candeliere, no? Però alla fine il candeliere è diventato quello che è in base a tutte queste influenze, sì, anche vestiti, probabilmente delle trasformazioni. Sì, ma guarda, c'è un ritratto del Baldassar che parla di lui, e noi siamo con la cappa viola. Io, infatti, la prima volta che sono uscito a bambino, sono uscito con una riproduzione di quel quadro. Avevo la cappa viola, una giacca arancione, un panciotto rosso. Erano multicolori, con i pantaloni corti, diciamo alla zuava, come sai che si chiama? Sì, alla zuava. Sì. E quindi con le scarpe, di vernice, con una figlia. Avevamo anche la spada. Quindi, però, per dirti, le trasformazioni, cioè, ci sono state. Qui abbiamo avuto, se no tutti si vestivano uguali, eh. Cioè, più o meno tutti avevano la cappa, più o meno, sì, tutti, sì, avevano, per esempio, il frac che hanno i muratori, i picapietri, sì, cioè, quello discende dai francesi, altra influenza che abbiamo subito. Quindi il vestito dei contadini, li abbiamo subiti, li abbiamo visti, e purtroppo, sai,
Purtroppo o per fortuna, questo non lo so, perché comunque c'è qualche cosa ce l'hanno lasciata. Qualcosa ci hanno lasciata e qualcosa ci hanno tolto, molto ci hanno tolto, però abbiamo avuto delle contrapposizioni. Anche guarda, ad esempio, gli spagnoli ad Alghero, il catalano, sì, sì, spagnolo antico. Anche sul nostro dialetto. Alcuni dicono che è il dialetto, alcuni dicono che è lingua. Perché è lingua? Perché ha avuto un'influenza talmente variegata, talmente variegata che non riesce bene a distinguere. Wagner, sì, infatti diceva che il nostro sassarese e il gallurese potevano essere identificate benissimo in lingua, perché comunque non si sapeva hanno diverse influenze. Certo. Noi abbiamo influenze spagnole, influenze toscane, influenze genovesi, influenze piemontesi, francesi. Quindi ci sono tutte queste aneddoti. È un po' così anche sulle nostre strutture gremiali. Il cameriere che voi usate adesso è una riproduzione di quello antichissimo, giusto? Sì. Che, quello dei, che era dei pastori? No, no, quello dei pastori era degli agricoltori. No, noi abbiamo sempre avuto il cameriere nostro. A voi c'è sempre il vostro? Noi come gremio siamo sempre stati il gremio degli ortolani. Ok, sì. Nel senso, era un gremio, avevamo con noi la corporazione degli acquaiuoli, facevano parte. Cosa facevano? Portavano l'acqua. Portavano l'acqua in alcuni casi e poi facevano le tacche, cioè ci dividevano l'acqua, avevano il compito di dividere l'acqua negli orti. Cioè, mica c'era la pompa. No, non c'era l'acqua. A parte che l'acqua era l'acqua dei reflui fognari, perché comunque arrivava lì. E cosa succedeva? Che quest'acqua si incanalava e c'erano questi addetti che venivano da te, ortolano, e ti dicevano: tu la dacca virai, la risei a risetti. Quindi arrivavano alle 6, aprivano l'irrigazione, ti irrigavano il campo fino alle 7 e alle 7 chiudevano la terra. Ma non potevano avere i barili? No, scorreva. Ah, tu immaginati, adesso non so se hai visto all'altezza di via Giovanni Paolo XXIII, per intenderci. A da Bretella. Sì. Se tu dai un'occhiata, se tu dai un'occhiata, c'è un ruscello, sì, e quello lì arrivava fino alla zona di Predanienda, sì, e irrigava tutta la zona, tutte, immaginate che lì erano tutti. Quindi da lì c'era quello che dava l'acqua, la terra, si chiamava Dara Dacca. E quindi erano una corporazione che faceva combin con noi, ma è l'unica che faceva parte con noi, gli acquaioli. Che sono scomparsi, perché sono mestieri, che non può più esistere. Dopo abbiamo, avremmo pagati di meno. È arrivata la moneta unica. Avremmo pagati di meno. Non ricordi. Avremmo pagati di meno. E quindi c'è tutto questo, bellissime aneddoti che da raccontare. Sai, negli anni ho avuto anche confronti con il professor Mattoni, ho avuto confronti con Paolo, confronti, ascoltare, sentire le loro testimonianze, anche vedere. Poi io, a casa mia, ho avuto la fortuna di avere da parte materna Giuseppe Russo, che non era uno storico, però aveva tanta passione, aveva tanta di quella documentazione che ha foggiato diverse menti qua a Sassari, ha costruito diverse cose. Lui alcuni documenti li aveva presi da Torino, perché ricordatevi che l'archivio più grande dove si documenta la storia di Sassari a Torino. Ah sì? Sì, c'è... Mio fratello dove è a Torino? No. E quindi lì c'è tutta una serie di documentazioni che parlano proprio. Come hanno depredato i nostri libri, hanno depredato anche i nostri... Sì, anche gli scritti. Sì. Quindi c'è molta documentazione di Torino e lui ha avuto la lungimiranza già negli anni 70 di andare e documentarsi di quello che erano i gremi, di quello che erano le confraternite. Altro grande fiore all'occhiello di Sassari dentro confraternite sono un grande tesoro di Sassari. Quelle che vedi la Settimana Santa sono quelle che hanno portato per secoli
chiamiamo 1100, le nostre tradizioni, quindi dai servi di Maria a Sant'Andrea, a Santa Croce, ai misteri dove io quasi ho fatto parte. Quelli di fronte all'uomo, che c'è la cappella piccola, che hanno il teschio. Quelli sono la confraternita di Orazione e Morte. Sono, e San Giacomo. Sono particolari, sì. Cioè c'è un elemento buono. Ma lì c'è tutta una storia. Se tu, se tu parli con Dao, della confraternita di Servi Maria, ma con tanti altri, potrai apprendere degli aneddoti molto molto interessanti che richiamano la storia di Sassi. Allora, nel periodo quaresimale c'erano delle situazioni molto particolari, anche aneddoti simpatici che richiamano il nostro vissuto di sassaresi. Sassari, a mio avviso, ma non è perché voglio fare campanellismo, secondo me è la città con la più grande cultura all'interno della Sardegna. Ma non lo dico per campanellismo, perché è un dato reale. È che noi sassaresi per anni, purtroppo, eravamo seduti sulla pentola d'oro e non ci siamo mai accorti di quello che veramente abbiamo. E continuo a dire, i candelieri è la punta della... Noi dobbiamo riscoprire tante cose. Recuperare un sacco di cose, di cultura, di altro. C'è anche la cultura culinaria dello Zemino, no? Che tu sei dello Zemino. Sì. Ecco, dello Zemino nasce una cultura povera. Era una frattaglia che esatto. Si buttava teoricamente. Esatto, e detto poi andavano lì, ma i piedi anche esatto. Tu devi pensare che qua vicino a Piazza Castello c'era proprio il castello delle guardie aragonesi e loro usavano gli spagnoli di festeggiare con i vitelli. E quindi cosa facevano? Tu devi immaginarti che loro portavano la bestia in alto per far scorrere tutta l'acqua, per non avere sanguare, disseguare, eccetera, e poi cosa buttavano? I piedi del vitello, l'interiora e la testa. Cosa mangiano i sassaresi? Cosa mangiano i sassaresi? Le cervella, l'interiora e i piedi del vitello. Quindi erano quelli, loro li prendevano, li buttavano e noi accendevamo insieme a loro i fuochi. Due concezioni molto tristi per allora, però oggi va a comprare anche io il zinino, mangio dei gusti. Poi piedi di te. Altro che piatti poveri sono. Sì. No. Quindi gli arredi, tutte quelle opere culinarie che abbiamo, sono date anche da una cucina povera, però altrimenti sofisticata, perché comunque devi speziarla bene, devi cucinarla bene. Lo devi saper pulire, soprattutto il bianco. Altrimenti... Ma poi anche cucinare, perché sennò rischi di mangiare le cicogne. Sì. Quindi c'è tutto un percorso anche culturale, culinario, da affrontare. La valigia, sono tutte le stesse cose. Ma infatti bisognerebbe divulgare la tradizione sia culinaria, storica, creare delle manifestazioni ad hoc dove noi dei percorsi. No? Noi abbiamo fatto dei percorsi con Tribali, con i nostri circoli Fenac. Abbiamo fatto questo percorso, ha avuto un successo. Perché la gente ha voglia di ritrovarsi, perché anche non è il mangiare. E ritrovare le tue origini, sì. Il capire che cosa sei e l'importanza di quello che sei. Guarda, se noi non capiamo questo, ce n'è un sacco bisogno, perché io sono come tipo molto curioso, vado a informarmi, a parlare con la gente, a fare eccetera, eppure già molte cose che tu mi hai detto stasera io non le conoscevo assolutamente, eppure vado a leggere. Come tu ti accorgi come le hai imparate? Assolutamente, cioè non per dire no. Pieno di storie, ma anche mettere gente che si mette lì, fa una serata, no? Cosa ne so, fai la serata culinaria dove fai mangiare, c'è uno che racconta anche delle storie, sì, sì. Un gremio, o delle storie simpatiche, di gremio, personaggi antichi di abbiamo di gremio possiamo parlare per nottate. Per nottate, perché comunque hai... Anche aneddoti di gente che io i personaggi di Sassari. Quasi 40 anni, me ne tolgo qualche uno di perché comunque sono da meno di 3-4 anni che escono.
in 40 anni di greve che ho vissuto bene o male, 45 anni, ti posso dire che ho avuto il piacere di conoscere tante persone belle, belle e che mi hanno dato tanti di quegli insegnamenti. E veramente il gremio, questo lo voglio dire, è una scuola di vita ed è una di quelle parti della mia vita che conservo per sempre, perché ti ha fatto affrontare, mi ha fatto affrontare momenti facili, momenti difficili, momenti conviviali e momenti tristi, però è veramente importante per me. Bene. Avere queste associazioni che ti insegnano. A mio figlio, per esempio, non pensavo che tenesse il passo del padre, no? Perché poi dice, ma sì, loro devono andare per loro conto, eccetera. Mai imposto niente a casa mia. Io prendo, mi vesto, loro se volevano venire li vestivo e uscivano con me. Infatti tanto è vero che Marco ancora sta pensando di rientrare, invece Matteo, il grande, è proprio... alla mentalità e la volontà e la voglia di prendere la bandiera, di entrare in carica, di dettare quello che è la vita gremiale, di considerarsi e considerare insieme a tutti i percorsi che ci sono da fare. Certo, li ha visti in casa, ha visto tre volte la bandiera a casa sua. Chiaro, però una tre volte a casa mia, due volte a casa del padre, due volte a casa dello zio, quindi conosce bene, del nonno voglio dire, conosce bene come funziona. E poi ti nasce, insomma, è un percorso importante. E sono quelle cose che per noi sassaresi devono essere scritte nel cuore. E non lo sto buttando così. Perché, guarda, quest'anno mi mancherà, perché mi manca. E l'ho già detto anche in un lavoro che ho fatto dei ragazzi dell'università, che adesso non mi ricordo come si chiama. Quando oggi non ci abbiamo Santa Maria, quest'anno dovremmo fare un qualche cosa di diverso. Se mi tiene il ginocchio, speriamo bene, arrivo lì a Santa Maria. Quando arrivavo, che il portone era aperto e tu dovevi entrare il candeliere, è lì che ti accorgi di essere così piccolo. Perché ti apre lo Stargate, un portale. Tu rimani incantato solo nel vedere, non il candeliere che entra, come lo prendo, guardare l'assunto e dire, guarda, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto di nuovo la tradizione. E anche quest'anno Sassari ti ringrazia per quello che hai fatto. Quindi tu sei testimone di Sassari. Bella testimone. Quando tu entri lì, veramente, che ti dà, che viene... Quando sei ovriere, non dico di più o di meno, perché comunque la sensazione è sempre uguale. Un po' di più perché viene il frate e ti dà la candela. E quindi tu vai e la devi... porti la luce come simbolo. Però guarda che sono quei momenti che uno pagherebbe per avere. E lì nasce la passione. Lì non ti la puntino da dire di là. Tu hai messo tutto. Ma non lo fai... Queste sono cose che fai perché te ne sei che devi fare. No, è una bella cosa, una bellissima cosa, è una bella testimonianza. Poi la stessa sensazione hai quando prendi la bandiera, quando c'è lo scambio della bandiera, che tu diventi ovriere maggiore, lì senti il coro degli angeli, perché insomma sei tu che porti ancora avanti il testimone del gremio, insieme ai tuoi gremianti, insieme ai tuoi confratelli, e quindi alla Kurgistan arriviamo la Madonna, gremio, siamo tutti di sicuro di nuovo. Bello. Ti invito. Grazie, però aspetta, io ti voglio fare una domanda finale che facciamo tutti quanti, cioè per me è una domanda. Dai un consiglio a chi vuoi più, può essere Sassarese, può essere ragazzi più giovani, no? O così. Ma in questo periodo mi sento di dare un consiglio ai ragazzi. Ok. Perché purtroppo in questi giorni ho letto troppe cose brutte. Sulla droga, sull'abuso di stupefacenti, sull'alcol. Ragazzi, non è quella la vita. La vita è quello che vi stiamo raccontando noi.
Quello lì è solo perdere la vostra risorsa, la vostra anima, e non godervi questi momenti che godremo insieme. Quindi la mia preghiera per quest'anno alla Madonna sarà: allontanaci questa piaga e far sì che questi venditori di morte non si avvicinano ai nostri bambini. Grazie Giulio. Grazie a te. Come che si dice? A 100 anni. A 100 anni da là. Ciao a tutti. Ciao.